quanto è importante che sia proprio Napoli il posto in cui incontrarsi, in cui le associazioni, imprenditori, aziende si incontrano per parlare di questo settore, di questo tema fondamentale per il presente e per il futuro. È una domanda bellissima, e in particolare il concetto dell'importanza e importanza per Napoli. Io direi anche importanza di questo luogo, proprio il luogo in cui lo svolgiamo, la mostra che voleva essere anche nel passato un momento di diffusione di nuove culture, non soltanto per la città, ma per tutta l'area del Mediterraneo. E dicevo anche prima nella presentazione che è estremamente importante per Napoli, perché è in fondo il motivo per cui facciamo il convegno. Napoli ha costituito questa agenzia, questo consorzio dell'ANEA, che dovrebbe promuoverà certamente il discorso del rapporto dell'uomo con l'ambiente, perché il concetto del green è un rapporto dell'uomo con l'ambiente. È importante perché ogni città si deve identificare nella tecnologia anche con un utilizzo della tecnologia e deve creare, e questo è quello che ritengo che sia estremamente utile, un nuovo rapporto proprio dell'uomo con l'ambiente. Questi convegni e quindi anche l'azione di Napoli dovrebbe essere, mi auguro che lo sarà, promotrice di questo sviluppo, che quindi va al di là della tecnologia. Le città non sviluppano tecnologie, le città in particolare, io ritengo la città metropolitana, non può, può promuovere la produzione di tecnologie, ma quello che deve fare è creare il rapporto della tecnologia con l'ambiente, della tecnologia con l'uomo. E Napoli ha una sua struttura anche da un punto di vista umano molto importante, quindi ritengo che possa, attraverso anche questa sua storia, questa storia dell'evoluzione della stessa umanità, creare una mentalità nuova del rapporto fra l'energia e l'uomo, tra l'energia e l'ambiente, tra le persone e il rispetto della natura. È necessario però che tutti collaboriamo assieme. Io ribalto a voi che cortesemente mi fate queste domande, è necessario che non solo la città lo faccia, ma anche che quanti come voi, cioè la stampa, le televisioni, diffondono, abbiano la continuità nel diffondere il messaggio che spero che questa città sappia dare. Le principali novità in realtà non sono mai delle novità specifiche e puntuali, quando delle novità nel settore non solo delle tecnologie, ma anche da tutta la parte della informazione, della possibilità di inserire le tecnologie in quelle che diciamo che sono le reti intelligenti. Quale possa essere i fondi europei, quali possono essere i finanziamenti, dico fondamentali, perché l'energia, la diffusione dell'energia e del rapporto con l'ambiente è un problema che deve vedere partecipi tutti, ma deve vedere degli investimenti molto consistenti, che lo dicevamo anche prima in un altro momento, non vedono un grande impegno, io dico addirittura della nazione, perché la dimensione per un discorso così complesso non è quella di una città, ma è quella di una nazione. E allora oggi abbiamo promosso anche molti attori qui presenti, abbiamo fatto venire diciamo dei fondi europei, perché questa dimensione, a parere mio, non è una dimensione addirittura di una nazione, ma è una dimensione dell'area del Mediterraneo molto più grande, ed è necessario pertanto che non ci sia, l'investimento è qualcosa di importante, perché oltre che oltre che quello di fare la ricerca, cioè di promuoverla, di svolgerla, anche di mettere assieme numerosi attori. Per questo discorso dell'uomo, dell'ambiente, dello sviluppo della città, è necessario che la ricerca sia a livello internazionale, sia a livello europeo. E per questo voi vedete oggi molti dei ministeri e molte anche dei gruppi, vedete
un domani, diciamo, un importante convegno del Parlamento dell'area del Mediterraneo, è importante perché questi fondi debbano arrivare, e qua una piccola battuta, ma debbano anche essere spesi. E non è polemica, non ho detto niente a nessuno, però quelli che sanno... Anche la regione ha la responsabilità di programmare la... La regione in questo futuro, devo dire sinceramente, questa non è una critica ma è una certezza, è una speranza, presente con le persone che oggi erano presenti qui, la regione deve essere uno dei momenti fondamentali. Lo è stato? Poteva essere di più, poteva essere di più, dico sinceramente, poteva essere di più. In particolare quello che uno richiede al di là è quello della politica, cioè bisogna che l'ente locale dia un indirizzo sulla via che è necessario percorrere e quindi ad essa dare i finanziamenti per un certo sviluppo. È necessario che si faccia di più, consentitemi di dirlo.